Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Pokémon Go per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, eccoci tornati su questo titolo. Prima di iniziare volevo comunicarvi che alla fine del video troverete un paio di clip che ho registrato girando e giocando a Pokémon Go, quindi mi raccomando non perdetevele. In questo video andremo a vedere come conquistare una palestra Pokémon e come diventare capo palestra. Io per il momento ragazzi ne sto gestendo due e sono molto molto importanti. Adesso vi faccio vedere come mai. Solo un secondo che si carica lo store, perfetto. Come potete vedere cliccando su negozio e guardando in alto a destra troverete uno scudo con un numero all'interno. Quello è il numero di Pokémon che avete lasciato in una palestra controllata dal vostro team. Io per il momento ne ho lasciati due. Ogni 20 ore avete la possibilità di cliccare su quel bottone e ottenere poche monete, ve ne danno 10 per ogni Pokémon che avete lasciato in una palestra del vostro team. Queste poche monete sono molto molto importanti perché potete utilizzarle all'interno dello store per acquistare Pokéball, aromi, fortunuovi, eccetera eccetera eccetera. Se non volete invece star lì ad aspettare e conquistare palestre, potete utilizzare i soldi reali per acquistare poche monete che poi potete spendere sempre all'interno dello store. Personalmente ragazzi, fate un po' come volete, non voglio dirvi di non spendere soldi reali, se potete evitate, perché comunque basta visitare dei Pokéstop per ottenere tutto ciò che vedete all'interno del negozio. Prima di andare alle clip filmate volevo farvi vedere come sono messo con il profilo. Sono oramai a quasi metà del livello 12. Ho 260 pokemonete, faccio parte della squadra Coraggio, Forza Rossi, e come potete vedere ho sbloccato anche nuove medaglie. Ho ottenuto un po' di medaglie bronzo e un po' di medaglie argento. Le ultime che ho sbloccato sono Rocchettaro, perché ho catturato un Pokémon di tipo elettrico, Montanaro, ne ho trovato uno roccia, beh, che Rocchettaro probabilmente l'ho sbloccata facendo evolvere Eevee in Jolteon, Brandifuoco, perché ne ho catturati tre, Sciatore, perché ho trovato tre Pokémon di tipo ghiaccio, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso andiamo a vedere i miei Pokémon. Ok, li ho messi in ordine di forza. Per il momento, come potete vedere, i miei due Pokémon più forti sono due Pidgeot, uno con 688 punti lotta che per il momento si trova in una palestra, e l'altro 535. Poi ragazzi ho un Golbat, un Jolteon, che per il momento è KO, dovrò rivitalizzarlo perché me l'hanno praticamente abbattuto in palestra. Ho un Jinx, un Weeping Bell, un Raticate, un Drowsy, un Eevee, eccetera, eccetera, eccetera. Volevo potenziare un paio dei miei Pokémon e magari farne evolvere anche qualcuno. Allora, ho trovato un Charmander dentro un uovo. Guardate che livello, ragazzi, che punti lotta che ha. 237, veramente pazzesco. Questo qua, pensate che l'ho trovato addirittura appena uscito di casa. Proprio subito dietro l'angolo mi è apparso immediatamente, senza neanche apparirmi con le tre orme che di solito appaiono se un Pokémon si trova nelle vicinanze, entro diciamo i 300 metri. Allora, potremmo quasi quasi far evolvere il... Fatemi vedere un attimo, scusatemi però non mi ero preparato questa cosa. Allora, fatemi vedere, perché potrei far evolvere quel Kakuna lì. Però volevo vedere perché ne ho trovato un altro di... se non l'ho già dato via, No, mi sa che l'ho già dato via. Avevo trovato un buon Weedle. Eccolo qua. 100, vediamo quante caramelle ho. Allora, probabilmente il Kakuna si evolve con 50 caramelle, sì. Vediamo che attacchi ha, 6 e 15. Invece questo qua è forse leggermente più forte. No, è uguale. Va bene, facciamo evolvere questo Kakuna, così finalmente otterrò un Beedrill. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ogni tanto c'è qualche piccolo ancora problema di connessione. Considerate che questi piccoli problemi di connessione sono dati dal fatto che c'è tanta gente collegata, soprattutto la sera quando quando si collegano gli utenti americani, che sono tantissimi. Ok, abbiamo ottenuto un bel Beedrill. Vediamo che punti lotta ha. Vediamo, 362 punti lotta, e potremmo anche potenziarlo, Adesso a Coleo Morso 6 punti attacco e Aereo Assalto 25, fantastico, veramente fantastico. Vediamo se riesco a far evolvere anche il Metapod. Ah, caspita, 42 caramelle, me ne mancano ancora 8. Ok, guardate, facciamo una cosa, potenziamo anche questo Pidgeot, visto che tanto le caramelle le ho.
Addirittura potrei forse far evolvere un altro Pidgin PG8. Ok, perfetto ragazzi, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo potenziato, 589 punti lotta, potenziamolo ancora, voglio arrivare almeno a 600, almeno da avere un altro Pidgeot abbastanza forte. Ok, 615, perfetto, adesso i server sono leggermente lenti perché c'è tanta gente collegata, comunque sono migliorati rispetto ai giorni scorsi. Poi abbiamo magari il Weeping Bell, però il Weeping Bell ragazzi non ho le caramelle, non posso potenziarlo perché mi mancano le caramelle. Il Jolteon, sì, però le caramelle vorrei tenermele per potenziare magari poi in futuro un nuovo Eevee, magari farlo evolvere. Potenziamo il Beedrill, facciamo almeno arrivare lui a 400 perché un altro Pokémon a livello con 400 punti lotta insomma sarebbe molto molto utile. Ok, eccolo qua, sta entrando nella top 6. Ci mettiamo una stellina. La stellina diciamo che potete usarla come preferite. Più che altro magari serve per ricordare a voi quali sono i vostri Pokémon preferiti, quali sono i vostri Pokémon più forti e così via. Come uova siamo messi in questo modo qua, ragazzi. Ne ho due che stanno per schiudersi, devo ancora percorrere 700 metri. Comunque magari in un prossimo video vi porterò anche la schiusa di un uovo. È veramente un gioco pazzesco, si trovano un sacco di Pokémon, o almeno dalle mie parti si trovano un sacco di Pokémon, conosco amici, comunque non vi preoccupate, che abitano in zone dimenticate da tutto, che magari devono spostarsi di 2 o 3 km per poter trovare qualcosa. Io invece questo Squirtle ragazzi l'ho trovato praticamente in giardino, davanti a casa, ho aperto la porta, l'ho trovato lì. Mi è apparso immediatamente come vi ho detto in precedenza nel video. Va bene, direi che possiamo concludere per il momento questo video qua. Mi raccomando, non perdetevi le due clip che appariranno a fine video, dove vi mostro come conquistare una palestra Pokémon e quindi diventare capo palestra. E poi un altro video dove magari ho catturato un altro paio di Pokémon. Ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Pokémon Go. Alla prossima, ragazzi!